Ancora un atto vandalico, il terzo in un mese ai danni della scuola primaria Nicola Bagnano in via Cesare Battisti a Salerno. Ignoti si sono introdotti nella notte tra sabato e domenica scorsi nella scuola ed hanno svuotato estintori, distrutto i vetri delle finestre della palestra e danneggiato alcuni suppellettili. La zona, hanno dichiarato alcune mamme di alunni che frequentano questo istituto, è diventata terra di nessuno. Siamo preoccupate e vogliamo maggiore attenzione da parte delle istituzioni e più controllo delle forze dell'ordine. No, non è più sostenibile una cosa del genere, anche perché la scuola non è per niente tutelata. Ci sono ragazzi che scavalcano tutte le ore del giorno entrando nel perimetro della scuola e non ne possiamo più, insomma, perché ogni 2 o 3 c'è qualche atto vandalico, persone che entrano, qualche mese fa ci hanno rubato i computer e non, veramente è insostenibile questa cosa. Zona praticamente è terra di nessuno. Noi come genitori stiamo raccogliendo delle firme e chiediamo le telecamere all'amministrazione comunale perché effettivamente questa scuola ogni settimana subisce un atto vandalico ed è stata completamente distrutta, pur essendo una delle strutture più belle, scolasticamente parlando, di tutta la città di Salerno. Abbiamo una palestra immensa, abbiamo molte aule spaziose, luminose, però siamo abbandonati, totalmente abbandonati. Lei è il presidente dell'associazione, Associazione Culturale Sorgente. Questa scuola viene tra l'altro utilizzata anche per altri scopi. Organizziamo tantissime attività con i bambini, oltre che gite, insomma, per attività ludico-ricreative, attività sociali. Infatti, proprio stamattina abbiamo accolto i bambini che non potevano stare fuori per il freddo, li abbiamo accolti nella nostra associazione. La scuola va protetta, in qualche modo va protetta, le famiglie vanno protette. Non so adesso a chi compete questa cosa. Nel penultimo atto vandalico furono portati via anche diversi computer, oltre ad una stampante acquistata dai genitori degli alunni. La fiduciaria della scuola ha assicurato, dopo aver parlato con la dirigente scolastica Anna Maria Grimaldi, che nel prossimo consiglio si discuterà proprio sui provvedimenti da adottare. E noi non possiamo più tollerare questo. La preside nel prossimo consiglio di circolo che si avrà il giorno 12 di aprile, proprio di questo parlerà e per trovare delle soluzioni. Perché così non si può continuare, in quanto la scuola è un servizio. Invece noi creiamo il servizio perché i bambini